Questo è un filmato di 6 minuti e io lo dico sempre, un minuto per ogni anno, quindi è molto conciso, molto breve, non riuscirà a raccontare quello che abbiamo vissuto, non riuscirà a raccontare quello che abbiamo provato, le nostre emozioni, sarà solo un ricordo di quello che il Signore ha voluto fare in Africa tramite noi, ma soprattutto anche quello che Dio ha voluto fare in noi tramite gli africani. E quello che abbiamo vissuto lì è stato qualcosa di grande. Scusate, sono emozionata. Prima di tutto voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto sia finanziariamente ma soprattutto supportato nella preghiera e con l'amore, e in particolare noi siamo molto molto legati alla chiesa di Monte Gascone, nella parola e nella, soprattutto tra i credenti e nella persona di Emi e Marco Gianni con la famiglia, perché sono venuti addirittura a vedere dove eravamo finiti, dove Dio ci aveva mandato. Unica chiesa. Sì. Alleluia! Volevo proprio sottolineare questa cosa, perché per chi non ha vissuto fuori, ecco, i ragazzi adesso sanno cosa vuol dire stare fuori dal loro country, dal loro paese, e forse anche senza nessuno. Noi abbiamo provato quello e... Ok, è stato molto bello, ma è stato anche molto duro, perché molte volte ci siamo sentiti soli, ci siamo sentiti abbandonati da coloro che amavamo, e anche se tutt'oggi molti non hanno creduto in questa chiamata, anche se fino ad ora sentiamo persone che continuano a buttare fango sulla chiamata che Dio ha fatto, non su di noi, sulla chiamata che Dio ci ha fatto, mi dispiace per loro, perché questa non è la verità, perché i fatti parlano, l'opera parla, e noi non abbiamo voluto andare, abbiamo voluto ubbidire diverso, perché noi non abbiamo scelto di andare in Zimbabwe, perché non sapevamo neanche dove fosse la cartina geografica. Questa è una cosa che voglio sottolineare. Quindi, nonostante ci siamo sentiti abbandonati dagli uomini, non ci siamo mai sentiti abbandonati da Dio. E questo lo voglio gridare, perché è stata la nostra forza in questi anni. E quindi in questi anni molti ci chiedono, cosa avete fatto? Noi niente. Molti si chiedono, quante persone si sono convertite? Quante chiese avete aperto? Niente di tutto questo, mi dispiace deludere le persone, ma Dio ha voluto fare qualcos'altro lì, che è stato diverso da quello che si aspetta l'uomo. E infatti devo dire, quando sono andata lì, avevo un cuore rotto, deluso, ferito, ma Dio mi ha curato. In Africa il Signore ci ha curati. La prima cosa che Dio ha fatto è stata quella di curarci dalle ferite che abbiamo ricevuto nell'ubbidire il Signore. E la cosa che Dio ha fatto è stato, almeno personalmente, a me parlarmi attraverso Galati 1:10, che dice: se vuoi essere servo di Cristo, non puoi ubbidire a Dio, ma solo a Dio. E io ho deciso di seguire Cristo, con la nostra famiglia abbiamo deciso di ubbidire a Cristo, di essere servi di Cristo, continuare ad essere servi di Cristo. E in quel modo io non potevo ascoltare, noi non potevamo ascoltare gli uomini, ma Dio. Perciò se abbiamo deluso uomini, it's ok, va bene così.
Perché la nostra vita è stata cambiata, le nostre vite sono state trasformate dal Signore attraverso il modo di vivere di questo popolo meraviglioso. Sarebbero tantissime le cose da dire, voglio dire soltanto una a me che mi rappresenta come persona. Sì, mi ha conosciuto che avevo veramente un brutto rapporto con la paura della morte. E lei con sua famiglia hanno pregato anche per me per questo. Ed è stato molto forte quando abbiamo dovuto lasciare andare una bambina di 12 anni che era un'amica di Desi, è una figlia di una nostra cara amica, è stato fortissimo. E lì era ogni giorno il fatto di affrontare la morte come una cosa naturale della vita, era una cosa di tutti i giorni. E per me non era così, io ero arrabbiata con Dio, dicevo non posso accettare la morte come una cosa normale, non è vero. E invece Dio ha voluto curare anche questo mio aspetto e prepararmi per la morte di mio papà. Bello il mio che c'è pure il cielo. E come chissà anche la morte di mio fratello che è successo a febbraio. E quindi... E Signore ti prepara nel cammino, quando tu servi Dio, Lui ti prepara. Abbiamo un brutto concetto della missione, del missionario. Il missionario non è quello che fa, va, dice, insegna, no. Missione è vivere Cristo nella tua vita. E quello lo puoi fare dovunque sei, non c'è bisogno di andare in Africa o ad altre parti. A noi Dio ha voluto dare quello. Ok, va bene, ma non tutti devono andare, anche nel posto in cui stai, anche nelle mura di casa tua, tu sei missionario. E quindi con questo volevamo dire che il concetto di quello che noi abbiamo fatto non c'è, perché abbiamo solamente collaborato, contribuito e soprattutto gioito nel vedere quello che Dio stava facendo lì, perché loro, questo popolo ci ha insegnato come lodare Dio. Ci ha insegnato come l'importanza di non è andare al culto, non è essere credente o essere diverso da cattolici o di una denominazione. Loro ci hanno insegnato a vivere Cristo nella loro vita durante la giornata. E questo è uno dei tanti insegnamenti che abbiamo ricevuto. Nello stare con loro abbiamo visto i loro bisogni e quindi abbiamo cercato di aiutare i bisogni di questo popolo e abbiamo chiesto aiuto a voi, all'Italia che veramente si è prodigata per questo. E abbiamo iniziato un progetto chiamato Abantuana Project. Abantuana significa ragazzi nella lingua indebene. Con questo progetto abbiamo sostenuto dei bambini che andavano a scuola gratis tramite i nostri doni, perché lì si fanno tutto, e quindi un centinaio di bambini sono stati, hanno avuto la possibilità di andare a scuola perché altrimenti non avrebbero potuto frequentare. E dopo di quello abbiamo avuto contatto con altre chiese, e quindi nella chiesa dove si frequentava abbiamo preso una piccola stanza e l'abbiamo adibita a un piccolo asilo. E Bernardino è venuto anche a dipingere, a aiutarci a fare questo asilo, e anche lì circa 15-20 bambini sono venuti ogni anno, hanno cambiato, e questo è durato 3 anni forse, 4, perché poi i fondi sono finiti, non ci sono più arrivati. Niente, poi abbiamo fatto tanta evangelizzazione con i puppets, con i bambini, e dopo il Signore ci ha parlato dicendo: ok, bueno, non voglio che facciate soltanto da tramite con i soldi. Le donazioni li fanno tutti, anche non credenti fanno donazioni. E infatti Dio ha stoppato quelle donazioni che arrivavano. E io penso per un motivo, ed era questo. Il Signore ha detto: andate e curate le anime. Non è solo evangelizzare che a cui siamo chiamati. E quindi abbiamo iniziato dei corsi di discepolato
per credenti, non credenti, corsi che hanno aiutato, uno dei corsi si chiama Freedom in Christ, che sarebbe libertà in Cristo, quindi di come essere liberati anche da problemi che ognuno di noi ha dal passato, da quello che uno vive, e tanti altri corsi che potevano far crescere le persone lì, che magari hanno solo creduto e vanno lì ad ascoltare soltanto la parola di Dio, ma non sono cresciuti da un livello a un altro livello. E oltre a quello ci hanno chiesto di fare dei corsi di come evangelizzare, quindi vari metodi di evangelizzazione, mimi, puppets, carnellografo, come insegnare alla scuola dominicale, quindi eravamo coinvolti in tutto questo tipo di ministero. L'altro è quello appunto di fare worship, di andare nelle chiese e imparare canti e cantare per il Signore. E cos'altro? Abbiamo assistito al matrimonio africano, che è stata una cosa molto forte per noi, perché vedrete, poi c'è scritto Lobola, che è diciamo il contratto di matrimonio dove il ragazzo che decide di sposare una ragazza lì deve comunque fare un contratto con del denaro. E quindi abbiamo assistito, abbiamo fatto i genitori di Bernardino, in pratica eravamo la famiglia, i genitori di Bernardino, e quindi per me è stato un grande privilegio, perché sì, è la mia migliore amica, che abbiamo collaborato insieme nell'asilo più volte, e quindi anche quello è stato, ecco, una testimonianza di cosa Dio ha fatto tramite la nostra presenza in Africa. Abbiamo anche insegnato a cucinare, abbiamo fatto la pasta in casa, la pizza, poi Bernardino ha insegnato a fare il formaggio, sono state delle esperienze particolari, lì ci conoscono tutti come quelli della cucina, quelli dei puppets, ci conoscono così. Quindi per noi è stato veramente un grande, grande privilegio, e non saremmo potuti essere lì se voi non fosse stato, sareste stati alle nostre spalle a sostenerci. Quindi grazie di cuore, e gioite queste immagini. There's no one like him.
Hold on.